Salve a tutti, adesso mettiamo soft, oggi siamo qua a recensire, cosa sono recensione, quanto tuzzo? È una recensione flash, sì. MP5K, ovvero Kurz, della PT, Birietieto, ovvero Classic Army, okay. Rimarchiato bianco. Ragazzi, molto velocemente, è full metal, con qualche parte di plastica, spara decisamente, discretamente bene. Interamente tutto davanti in ABS, il fucile è carino, colosso, poi sale in Akimbo, poi siamo, ciao, finita. Meraviglioso. Siamo seri. Incazzate. Allora, la prima cosa che notiamo, appunto, che la replica è quasi full metal. E non come il Kurz della Marui, di cui adesso metterò nella recensione qua. Che tu non c'hai, faccio la cazzo. Ok, boh. Vate a guardarla. Perché quasi, Biri? Quasi perché parliamo di un upper receiver completamente full metal. E direi che è una cosa piuttosto rara ultimamente trovare nei Kurz. Esatto. E ci abbiamo un lower magnifico, non come il Marui, fanculo, perché Miguel ci spiegherà qual è la differenza. Quindi... Allora, innanzitutto il materiale è nettamente più resistente, è un ABS rinforzato. Allora, già esteticamente ha un tocco più bello, cioè più tamarra, diciamola così, con queste incavature. Ma il Marui è più bello perché Marui. È Marui, giusto. Viva la Zamba! Ci sono poi i Marui fans a manetta che ti insultano. Me ne frega le palle, me ne frega proprio, cioè me ne frega le palle proprio, me ne frega proprio. Allora, e poi troviamo una peculiarità dove innanzitutto il selettore è solo sul lato sinistro e non anche sul lato destro, che troviamo nei classici MP5, che sia Marui, che sia un Galaxy, che sia un ICS, che sono più furbi. Ok, ecco, qua non lo troviamo, però attenzione, il selettore è nettamente più preciso per quanto abbiamo potuto notare. Sentiamo proprio un bel clack da direzione che troviamo anche negli altri MP5, ma quando fai clack magari è in fase neutra. Non è un clack, è un clunk. È un clunk. Cioè, qua appena va sul... faccio la domanda. Quando è in posizione, il fucile o è insicura o spara in raffica o spara in singolo, non come in altri che metti in singolo e non va perché è in neutro, per dire. Esatto. Ok? Un'altra peculiarità è che la sicura è sul lato superiore, il singolo è sempre in mezzo e la raffica è in basso. Negli altri MP5 è al contrario. Allora, se Tuzzo ci spieghi cosa significano le tre sigle, la S, la E e la F. Prego. Potrei non ricordarlo a distanza di 10 secondi, ma proviamo. Beh, allora, andando per intuizione, abbiamo una S. DS. Che significa? Scemo. Security. Poi abbiamo una E, che in realtà non è una E, ma questa è una... Questa invece è la raffica di Enemy. No! Sì. L'ho detto prima che era in sì. No, quella in realtà non è una E, è una M girata, perché non ci stavano. Ostia, esatto. E questa, una F invece, è a T, perché ci hanno sposato il T, perfetto, risolto. Forse ci siamo. Chiedeteci. Che è poi? Lei non si sa. Enemy, nemici. Vabbè, se vuoi... F... Fire. È il figo. Vabbè, allora, tanto adesso c'è il particolare. Se voi. Se i nostri gargiulli riescono a trovare. Metti sulla F, fai. Ce l'ho. Super epic fail. Andiamo alla ragazza. Fatemi dire queste due cose. Bellissimo, bravo. Se voi trovate i significati, vabbè, tranne S, che è security, nei commenti scrivete Joe. E poi e noi ovviamente quando leggeremo i commenti faremo un figo di merda, perché diremo cazzo, è vero. Deve tagliare un po' di scene perché è troppo lunga. Comunque era flash,
scrivetelo nei commenti o anche su Facebook. Ritornando velocemente all'upper receiver, che appunto come ha detto il nostro Biri è in metallo, la cosa è molto bella in quanto non ci sono dei valori, è molto resistente, abbiamo anche provato a macchinarlo. Ragazzi, stringiamo, allora non vale un cazzo internamente con me, cioè, spiego internamente, dai, tanto è un curz, dai, un curz. La parte avanti è un classico curz, plastica e tutto il resto, adesso stacchi di mira in ferro e anche quella dietro. Com'è internamente? Ti, com'è internamente? Com'è internamente? Ti, allora, internamente, dimmelo pure. Stiamo parlando di Classic Army, quindi abbiamo un gearbox con il controcazzi, nel senso che è in acciaio rinforzato, con boccole cuscinettate in acciaio. Ci abbiamo un motore, signor motore, high torque. Mentre invece salviamo anche gli ingranaggi, che sono di ottima qualità, anche la marca lo dice, acciaio rinforzato. Il resto dei componenti consiglierei un cambio. Quindi un gruppo aria da revisionare. Ci abbiamo, a parte il cilindro che è anodizzato, tutto il resto in ABS rinforzato. Che poi fa la differenza. Che è appena ci metti una batteria un po' più... c'è il pistone che è... Io sgranato. Quindi, l'altra domanda è, 11-1 ready? Consigliata 9.9 ready? L'altra life la sconsiglio. 7.4 7.4 o un 8.4 che vengono messe dopo le batterie? È il classico qua a tubo, esattamente una merda. Basta tirar fuori il fondello con i due perni e sappiamo, una merda. Ragazzi, abbiamo notato prima sparando con T fuori dal balcone qua in mezzo ai campi che ha un'altra particolarità, cioè, c'è bisogno di far scattare lo pap quando andare. Sì, ha sfarfallato un po', quindi vuol dire raffica un po' incostante. Non sto parlando di rosa, perché ovviamente quella è determinata anche dalla canna interna. Stiamo proprio determinando proprio da un panino va giù, un panino va su, un panino va dritto, perché magari consigliamo di cambiare, almeno il gommino, anche il pressore, già che ci siamo. Vabbè, come i classici Kurz, basta tirare fuori questo e c'è la regolazione del loop up. Ok, caricatore da 200 maggiorato con la mano. Una merda, classico. Come al solito, classico 25 okay. Corte. Una classica banana. Sì, non va un cazzo. Lancio a Tomahawk. Ragazzi, adesso faremo vedere velocemente. Abbiamo già fatto vedere la prova di tiro da una distanza di 15 metri. E ora possiamo fare i saluti, cari ragazzi. Esatto, da questo bellissimo MP5 non Marui. Più bello di tutto. Non Marui. Tusce. Adesso no, è tutto? No, non è tutto, ma dico io. Dal corso è tutto. Ma mi raccomando, ragazzi, mettete il mi piace sulla pagina di Facebook. Che poi sì, mi piace, effettivamente quello mi piace. E il poliziotto sulla pagina di YouTube. Qua su YouTube. Oppure iscrivetevi se non siete iscritti. Se siete iscritti, non vi iscrivetevi per iscrivervi dopo, tanto comunque siete già iscritti. Condividete sui social, condividete quello che troppo dire questa cagata. Mettete mi piace se il video è piaciuto, mettete non mi piace se non vi è piaciuto, però dopo vi mando tutti a casa, non so se vi conviene, anche se potrebbe piacervi, io BMM testimone effettivamente che Tetuzzo ha delle doti nascoste che sono proprio una meraviglia. Il Poggia d'Oro. Ricordate di commentare sotto che cosa sono queste tre lettere. Beh, cos'è la E soprattutto, no? Ok ragazzi, adesso è tutto. M pure. T anche. Stay angry. Stay vivo. Stay vivo. Yeah. Peach. Nigga. Mi è piaciuto le cose nascoste di Tetu. Fare vedere. È la Poggia d'Oro. Studiato nuove terminologie. Esattamente sì, ragazzi. Questo 416T. Peculiarità. Bene, allora penso che facciamo gli interni. Se rubo così. Io non devo parlare oggi, quindi. Sì, no, se non c'è voce, quindi va bene. Allora, qua abbiamo un bellissimo 416 VFC o Umarex, come più conosciuto. E allora, internamente è una tra le repliche. Tempo, dipende il contrattempo. E quindi permette di aspettarlo fuori. E di riuscire a colpirlo, ovviamente. Posizionato la bandiera. Cerco di posizionarmi quello mio compagno in un punto strategicamente adatto. Bandiera in buca, ripeto, bandiera in buca. E questa è la prima giocata da quando mi sono letteralmente mutilato il ginocchio, distrutto il menisco. Quindi facevo difficoltà a muovermi, facevo difficoltà a salire, facevo difficoltà a scendere, soprattutto a questi benedetti, mi pare del piffero. E la cosa mi